La finanza dovrebbe essere in qualche modo il mercato dei soldi, chi ha bisogno di soldi come le imprese, i cittadini, anche gli stati e chi ha del risparmio da investire, quindi il luogo d'incontro per aiutare l'economia, per sostenere le persone a favore dell'ambiente. Oggi invece la finanza in stragrande maggioranza è diventata un fine in se stesso, far soldi dai soldi nel più breve tempo possibile, con degli impatti devastanti sull'ambiente, sulla società, l'aumento delle diseguaglianze, continue crisi, instabilità. Scegliere un modello finanziario o l'altro è fondamentale, non è neutro dove mettiamo i nostri soldi. La mia banca con i soldi che le affido, il mio gestore finanziario con i soldi che gli do, sta finanziando l'economia del territorio o li mette in qualche paradiso fiscale? I miei soldi sul mio conto corrente, finanziano l'agricoltura biologica, l'agricoltura di prossimità, delle attività positive per l'ambiente o finiscono magari in traffici di armi, in attività che io stesso reputo contrario ai miei valori, alla mia morale? Allora noi possiamo scegliere, in qualche modo abbiamo il diritto anche di chiedere alla nostra banca una piena trasparenza sull'uso dei nostri soldi e in questo modo reorientare e cambiare anche l'economia e il mondo in cui viviamo. Oggi scegliere la finanza etica è una scelta fondamentale per capire che fine fanno i nostri soldi. Banca etica verrebbe da dire purtroppo, è oggi l'unica banca in Italia, una delle pochissime al mondo, che pubblica sul proprio sito l'elenco completo di tutte le organizzazioni, associazioni, cooperative, imprese che finanzia. Quindi posso controllare in ogni momento con i miei soldi che cosa viene finanziato, a chi viene dato credito. Questo è fondamentale, quindi una partecipazione dal basso di decine di migliaia di persone. Quindi l'attenzione alle ricadute non solo economiche e finanziarie, ma anche e forse prima ancora gli impatti ambientali, gli impatti sociali, come lavora il nostro denaro, quali ricadute può avere il nostro denaro. Questo è fondamentale per orientare l'economia in una direzione o nell'altra. Scegliere la finanza etica significa sottrarre risorse a un modello speculativo che genera crisi, diseguaglianze con impatti enormi sull'ambiente e la società e promuovere un diverso modello che ha attenzione non solo alle ricadute economiche e finanziarie, ma anche e forse soprattutto agli impatti ambientali e sociali del mondo in cui vogliamo vivere e costruire.